quarto dei mille. Qui si imbarcarono per le terre del sud, guidati dall'eroe dei due mondi che provò a fare un paese. Nell'ostinata leggenda di cenere, sangue e sogni corrotti. Non sappiamo chi tra mille è più tornato. Percorrendo a ritroso un mare che accoglie e trascina uomini e ombre del nostro tempo. I nuovi abitanti delle caverne non sono pescatori, né sedentari. Sono uomini che trasmigrano. Non conosciamo la loro storia. Sappiamo che hanno scelto, trovato questo luogo, e non altri, per sentirsi al riparo, a ridosso di una strada che diventa città, all'ombra di chi riposa e chi veglia. Come antiche figure, tra le mille altre che riempiono i luoghi dei nostri ricordi e delle nostre memorie sfocate. Forse è dal mare che provengono, come naufraghi abbandonati. Lì, i loro corpi, sulla soglia delle nostre avventure. Facciamo una cosa, tu mi hai aspettato tanti anni, adesso siamo quasi alla fine, sai il mio sogno qual è, ti ricordi? La casa in campagna, che i cagnolini, i paparelli, il laghetto, faccio l'ortaggio, queste cose, nel nostro piccolo viviamo in quel modo, il mio desiderio è sempre quello, penso che anche il tuo sogno, vero? Ti amo amore. Come tu sembri amata, stronza. Sei la mia vita.
Quando l'ho conosciuto non avrei mai immaginato che nascesse l'amore fra noi. Lui mi intimoriva, il suo sguardo mi metteva a disagio. Poi, conoscendolo giorno dopo giorno, piano piano ho capito che sotto quella maschera da uomo forte e prepotente si nascondeva un animo tenero e sensibile, alla dolcezza di un bambino su un corpo di un gigante. Mi piace proprio per questo. L'ho capito un giorno quando l'ho visto piangere guardando un film di Walt Disney, Bambi. È stato tenerissimo e mi ha fatto appunto innamorare. Le avversità della vita ci hanno fatto incontrare, almeno quello. All'epoca eravamo soli e non più tanto giovani, non avevamo nulla. Decidemmo di metterci insieme e mettere il passato alle spalle e di affrontare la vita insieme, dandoci forza l'un l'altro. Ciao amore, sono a casa. Sono stanco. Amore, ti sono mancato. Non lo so cosa mi ha preso, ma tornare all'allegria, una gioia di vivere, se non state queste cassette, se non state la tua lettera. E non lo so neanche io, amore, ma è tornata la voglia di vivere, di essere felice, amore. Ti do un bacio, amore, un altro. Ehi, me li butta la pistola, ah sì, si vede che la butto. Ho preso l'altra. Bum, 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 bum. E quel giorno non dovevo andare manco a lavorare io. E uno chiamano un cocisse e l'altro chiamano un indiano. Ah no, ho scelto un locale sbagliato, ero a Zanzibar. Era la mia vita allora. E poi è diventato il mio inferno. I poliziotti. Bravi ragazzi. Tre di pistola e mi sparano. 5 volte. 4 nelle gambe. E uno nella pancia. Allora sono messe 3 a uno e 4 a un altro. E quella sera mi sono portato il cane mozzi. Avevo solo una pistola
nel 44 Magnum, comunque c'è l'ispettore Gallagher e un'altra cromata tedesca. Io pensavo che l'avevo ammazzati. Meno male, se non ancora avevo tre cazzole sulle spalle. Vedi una cosa, amore, ieri sera mi è arrivato il tuo espresso, il già risposto, poi mi sono arrivati i cassetti e stamattina mentre ti scrivevo mi è arrivato pure il faglia. E ti ringrazio di tutto cuore, amore mio, per questo. Amore, scusa se parlo un po' piano, ho paura che mi senta a guardia e mi scoprono che ho lo stereo così. Riprendo più tardi, perché adesso fa poco passare la conta. Ciao amore, più tardi, ti voglio bene, ti amo, bastarda! Ciao dolcissimo e carnalissimo amore mio, come stai? Spero ti sia un po' calmato. Stamattina ho ricevuto la tua lettera dove mi dice che sei incazzatissimo, nervosissimo e che hai spaccato tutto in cella. Amore, me lo sai che leggere queste cose mi fa male e ho paura che combini qualche casino. Io capisco che sentirti rifiutare la licenza è un dramma per te, veramente per tutti e due. Però amore, non è che spaccando tutto risolvi qualcosa, anzi ho paura che prendi pure qualche denuncia, così peggiori veramente le cose. Io voglio che i nostri sogni si realizzino, ti ricordi i nostri sogni, i nostri progetti. Cerca di stare più calmo che puoi. Ora amore, interrompo qui perché ho alcune cose da fare. Ricordati che ci sono io che ti amo, ti adoro, ti aspetto. Ti amo, ti adoro, dolcissimo bastardo.
Se tu, e tu mi fai le corna, quando io esco, ricorda a casa quando spaccavo quel polo e tachino, no? A così io ti spacca te, hai capito, brutta bastarda. Io ti amo per la mia vita, amore, però cerca non mi fare girare all'incontrario, amore. Perché tuo marito soffre guarendo come un bastardo, tu capisci non devi prendere manco, tu devi soffrire come soffre tuo marito, casa e lavoro. I capisci poi, e i divertimenti, quando esce tuo marito, no? Ce le prendiamo tutto quanto assieme. Non ti dimenticherai mai questo, se mi ami veramente devo fare questa, ma. E voglio un'altra cosa, che un giorno sì e un giorno no, tu mi scrivi e io farò la stessa cosa, non ti dimenticare. Enzo è cresciuto in questi vicoli, ha fatto qualche anno di scuola in Sicilia, ma venne espulso a vita in seguito a vari incidenti. È nato in campagna, vicino Catania. Quando poi si è trasferito in città, allora sono cominciati i problemi, la delinquenza e la galera. Enzo ha cominciato da bambino a lavorare qui a Genova, con il padre Pippo, che vendeva accendisigari e faceva anche altri traffici, tra cui stecche di sigarette e cose varie, che poi Enzo trasportava, senza sapere neanche cosa. Essendo un bambino, correva meno rischi. Che carino, qua in mezzo alla mia lanzara, vieni. Qua in mezzo. Ecco qua la piccola Silvia. Vieni. Ciao, amore. Sì, per tuo marito. Vieni. Vieni qua. Oh. Che bravo. Prendi chi vedi. Dai. Che bello, che bello. Questo è un cacchio brutto. Ora la faccio bene in casa. Bambolina, vuoi cantare? Ah, brutta! Ah, sì! Oh! Dai l'arancio, dai l'arancio. Ah, l'arancio. E ce l'ha. Prendi, sì, cosa vuole? Dai, Centina, daglielo. Ma che cos'è? Il caffè della Serena. Lo prendo io. Che buono questo caffè. Sei in porcellina, mi tocchi la gamba. Poi è gelosa tua moglie. Ah. Aspetta, cosa ti facciamo fare? La pornografia. Ma Centina, il pane. Vabbè, io vado a lavorare. Ciao, grazie. Ciao, Fra. Ciao, ciao. Grazie del caffè, Siberia.
Dopo tanti anni si sentiva smarrito. L'ambiente era completamente cambiato, non aveva più rapporti, non aveva più amici, tanti erano morti, tanti si erano trasferiti. All'inizio aveva quasi paura a camminare per strada. Abituato a stare chiuso in quei 3 metri di cella, si sentiva proprio smarrito, confuso, spaesato. Infatti camminava sempre con un coltello dietro. Gente mica così vicchierella, che capelle chiudi anche la neve, assettata che mare in te manica tremme per me. E mi accorgo che ancora sei bella e ti guardo con l'occhio sincero, che ti mai di da tutta la vita ha potuto tradire, ancora così, tutte e due, a me mi diventa una cosa sola, ci avevo consola, vedi con me la me, dicendo grazie a te starei a te. Vicino a te senza gli abitanti delle caverne riposano. Nessuno veglia il sonno dell'altro. Solo il moto ondoso del mare segna il tempo. Fra poco i raggi del sole colpiranno i loro volti, richiamati al risveglio, per contrastare l'oscuro incanto della notte. Invaderanno le strade della città. Attraverseranno luoghi scomparsi, scendendo rampe e risalendo chine remote, dove riposa il buio. Si poseranno tra le macerie dimenticate, come naufraghi sulla terra, trasparenti, intoccabili. Un altro tempo ha altre vite da vivere. Thank you.
sono io, padre, vieni su. Come sta, fate stato bene? Quello che sono uscito da Pianosa, che l'hai mai aiutato tanti anni fa. Il figlio di Pippo, Accendino, Margherita, Bombolette, Bombomani. Se ricordi del piccolo Enzo, il figlio di quel Pippo che vendeva le sigarette. Ero passato per salutarlo, era un conto alla rovescia continuo, contava i giorni, le ore, per lui ogni giorno era un giorno in meno di sofferenza, anche se per me era pesante, io avevo la responsabilità di fargli trovare il giorno che usciva una casa e di pensare un po' al nostro futuro. Mi chiamava tutte le volte che gli davano un permesso, io correvo. Stavamo tutto il giorno e tutta la notte insieme ed erano giornate veramente meravigliose. Poi io gli spedivo tutte le settimane un pacco dove mettevo la biancheria, qualcosa da mangiare e mettevo anche dei nastri con registrata la mia voce dove cercavo di addolcirlo. Noi avevamo un sogno, quello di avere una casetta in campagna con un orticello, magari anche una veranda con una bella panca dove poterci sedere e guardare abbracciati l'orizzonte con i nostri cagnolini che ci girano attorno e lì aspettare la vecchiaia e stare un po' in pace, in tranquillità. Ed è solo quello che volevamo.
A chi devo fare salute? Chi paga? Tu, vero? Sì, salute. A te niente salute perché non hai pagato. Vabbè, ma io sono andato lo stesso. Ma tanto paga lui. Ah. Tanto paga pantalone. Paga dice che paga. Io non c'ho. Stasera mi offro la bottiglia di champagne. Mi sento a me. Scommettiamo? No. Perdi. Ma c'è il portafoglio vuoto. Non c'è manco mille lire. C'è mille lire. Non c'è manco nero. Mille lire? No, ho sentito la situazione economica. Io a tasca. C'è niente. No, non ti cazzo, questo è la tasca. Togliete che c'ho caldo. Questo qua non sai che. Oh, è per il due. Ti cavo gli occhi, ti cavo. Questo non devo mettere più. Che ascolta, ma dove ascolta? Sinceramente, dove ascolta? Che cosa ascoltare? A mia pena? Ma che cazzo non mi frega a te dove ascolta? Non fate una domanda! Non sei stato male? A volte sì. E allora fatti i cazzi tuoi, non ho capito, che cazzo vai giocando da me? Non ho capito. Ho chiesto, dove ascolta? Ma che te ne frega? No, vai, sì, vai in costura, te lo dico subito. No, io vado a questo. Te lo dico subito. Fare cos'è, per dire, e te lo trago. Claudio, dai una birra per favore. La turbo. La burba? La turbo. Ah, ho capito burba, mi ho capito burba del whisky. Una turba. Turba. Non mi piace. Sono sorda. La mia c'è bottiglia di champagne, dai che ti faccio una champetta. Non toccare, metti lì. Ti faccio uno shampoo. No, usciamo tu, faccio io te cazzo in nudo, faccio un campo. Vuoi un bello una sacca? Gioca di jukebox. Batti il disco e gioca di jukebox. Invece di rilassata. Tu batti, tu mi dici cosa vuoi sentire. Così così, eh. E io mi esibisco. E canto. Che cazzo canti tu? Canto. Allora, se non canti, no. Io canto. Non come te, io canto. Le mani da te canto. Ah, ti da. Per chi non mi ascolterà, voglio cantare. Sempre cantare. Tu vuoi bravo, Riccardo. Che pausi di Riccardo Cocciante. Brava. Le marciate. Cocciante, non mi écoute ma voix, écoute ma prière, écoute mon cœur qui bat, laisse-toi faire. Je t'en prie, ne sois pas farouche, quand me vient l'eau à la bouche. Je te veux confiante, je te sens captive, je te veux docile, je te sens craintive. Je t'en prie, ne sois pas farouche, quand me vient l'eau à la bouche. Laisse-toi au gré du courant, porté dans le lit du torrent, et dans le mien, si tu veux bien. Bravo, eh! Se mi fai le corna davanti agli occhi, prima stavi con me, ora fai lo scemo con quella. Facciamo ricoverare! Non ti perdono questa, eh! Io credevo che mi amavi! No, quando è amicizia! Mi hai tradito! Aia! Vigliacco! Quando è amicizia? Qual è amore? È diverso! Tu mai tradito! A chi? Prima mi davo il bacino! A chi c'ha la curva? Buon film, buona scena! Non dirlo! Con lei
amicizia con te, amore, è diverso. Capito, prima mi dava i bacini, eh? Sì, bacini. Con te, amore, con te amicizia, da 40 anni. Mi la moglie del mio, mi cadono sopra. Ero la moglie del mio. Sì, perché è morto suo marito. Enzo ha passato gran parte della sua vita in carcere. La lunga stecca, come la chiama lui, è cominciata nell'86 ed è durata 14 anni ed è terminata 9 anni fa. Il giorno della scarcerazione è stato bellissimo, però poi dopo un po', quando pensava che fosse tutto finito, l'hanno ripreso una notte e l'hanno riarrestato. Gli avevano fatto un cumulo. E lì per lui è stato veramente uno shock, infatti lì ha cominciato anche a bere ed è andato fuori di testa. Ah, qualcuno deve venire a farmi ballare. No, non c'è qualcuno che mi deve far ballare. Io gli dico sempre che ha sprecato la sua vita per delle cavolate. Si è andato a prendere una barcata di anni di galera così, per niente, invece di, non so, di fare, non so, dei corsi di recitazione, avrebbe potuto fare l'attore con il suo aspetto, sfondare nel mondo del cinema. I poliziotti hanno sempre ragione, Aleggi vince sempre, a modo suo, non a modo mio, è molto diverso. Loro pensavano che io ho un mandante, non c'ho mandante io, che io sono libero, franco e indipendente. I poliziotti chiamavano la cagnotta nel locale, a Camorra, e questa è Aleggi? Aleggi, ma faccio io. Io mi sono fatto tutta la mia pena. 27, 9 anni la prima volta, 4 la seconda volta, 14 l'ultima botta. Ognuno porta il suo croce sulle spalle. Io l'ho portato fino adesso. Adesso tocca a lei parlare. Non è vero quel che ha detto lui. Cioè, infatti io mi trovavo in galera per quel periodo perché in passato ero tossicodipendente. E anch'io come lui ero proprio al limite del... Anch'io ero disperato, ero proprio... Mi facevo quasi 5 grammi di eroina al giorno, quindi ero proprio distrutto. E mi sento chiamare da un lavorante della sezione, mi dice: Mary, c'è un ragazzo siciliano al piano di sopra che ti darebbe delle sigarette se ci accorci un paio di pantaloni. Io, dato che appunto non avevo proprio nulla, anche un pacchetto di sigarette mi facevano comodo, allora ho accettato e mi viene portato questo paio di pantaloni, io li cucio e poi quando ho finito il lavoro vado su al piano di sopra dove era lui, la cella era chiusa, lo sportello anche, allora io busso e all'improvviso si apre lo spioncino e lo vedo lui in tutto il suo splendore, era in pantaloncini ed era lì tutto, che lui faceva molto sport a quei tempi, aveva un fisico
veramente stupendo, e subito sono rimasta colpito dalla sua grinta, dal suo aspetto così bello e imponente, però nello stesso tempo intimoriva questo suo aspetto così rude. Io non mi aspettavo un tipo così, che ero quasi intimidita, non riuscivo neanche a parlarci, e lui grazie, e mi ha dato le sigarette e mi ha detto anche, sai, se ti mando delle poesie, me le traduci, me le... Insomma, era una scusa per attaccare il bottone a me, dato che ero sola, e mi faceva piacere avere conoscenza. E lui mi dà anche queste lettere, queste poesie da tradurle, e io me le porto in cella. E da lì è cominciato, però subito avevo un po' di timore, no? Cercavo di tenerlo un po' alla larga, finché una mattina vado in libreria lì in sezione, e dovevo fare un corridoio della sezione per andare in questa libreria. Entro in libreria, poi esco dalla porta della libreria, me lo trovo davanti. Lui mi prende con la mano, mi dà un bacio sulle labbra, così mi ha scioccata la cosa, e da lì è cominciato la nostra storia. Io, appena avevamo un po' di tempo all'aria, ci incontravamo, era l'unico con cui dialogavo, poi lui, dato che anche lui non aveva una lira, però aveva le mani d'oro, sapeva fare con i fiammiferi, faceva degli accendini, dei quadretti, delle cose molto belle, faceva questi lavoretti e li mandava attraverso i lavoranti, si faceva dare dei pelati, dei piselli, della pasta. Insomma, da quando ho conosciuto lui è finita la fame nella mia cella, perché dato che io ero con altri due transessuali, perché in cella ci tenevano da una parte, però all'aria potevo andare con lui e facevo la mia ora d'aria in compagnia di lui. Però dato che eravamo in due celle diverse, lui si è fatto trasferire al piano di sotto, alla cella di fronte alla mia. Così potevamo parlare tutto, e per fare questo, dato che non potevamo metterci a gridare, mi ha imparato un dialetto, un alfabeto muto, e piano piano ci siamo imparati e comunicavamo tramite questo alfabeto che non conosco, con cui comunicavamo. E lì, sinceramente, ho passato 4 mesi, che a dirlo assurdo, però sono stati 4 mesi veramente molto belli, quasi non da dire mesi più belli, ma 4 mesi belli della mia vita. È assurdo dire che uno li ha passati in carcere, però sinceramente ho avuto in quei 4 mesi ciò che una persona desidera, l'affetto, la comprensione, tutto l'amore che uno cerca, io l'ho trovato con lui. Lui me lo ha dimostrato e mi ha fatto passare veramente 4 mesi molto belli. E infatti poi lì è cominciata la nostra storia, e che si è trascinata in 20 anni, sono 20 anni che adesso stiamo assieme. Io sono 4 mesi, più bella della tua vita. Tu me ne hai fatto passare 14, più bella della mia vita. Perché poi lui ha dovuto fare una pena lunga, quasi 10 anni, però io l'ho aspettato
In questo frattempo, appunto, ho girato diversi carceri per andare quasi tutti i mesi a farci colloquio. Però è una cosa che a me innanzitutto mi ha fatto togliere dal vizio della droga, perché da quando ho conosciuto lui, cosa che non era riuscito nessuno, né i miei familiari, né tutti i miei più cari amici avevano cercato di darmi consiglio, smetti di drogarti, torna a essere la persona stupenda che eri. E io sì, però non trovavo la forza di riuscirci. Però appunto lui... La mia forza se sono riuscito. Col suo affetto, col suo carattere, con la sua durezza e nello stesso tempo con la sua dolcezza, mi ha dato la forza di dire ho uno scopo, anche di aspettare lui, anche 10 anni, cioè voglio vedere dove devo arrivare, dove si può arrivare. E ho dato quasi uno scopo alla mia vita e dopo 20 anni siamo ancora qua. Fra diversi problemi, perché la vita non è dura solo in carcere, anzi in carcere è facile, perché l'unico problema che hai è quello di mangiare e di dormire. È che trascorrono le ore, ma il brutto della vita è dover tutti questi problemi che si affrontano per poter tirare avanti. Adesso poi sempre sì, ma dirmi un'altra parola, amore. Cosa? Posso dire una cosa io? Mm. Che i lavoranti, quella portavano la spesa e cose, no? I bulici non ci piacevano, li trattavano male. Un giorno ho chiamato un lavorante, buonanima, perché è morto, suo ragazzo. Ho detto, Roberti, tu tutti sei venuti qua e ci porti a mangiare a quella cella. Chi mi tocca a me, lo tocca a me e siete tutti morti. Chi ti ha mancato più di rispetto? Nessuno. Quello è vero. Apparteneva a zio Enzo e nessuno ti ha mancato del rispetto. Io 30 persone ho sparato da solo all'aria, o non è vero? Non è vero. E a uno ci ho spaccato il pallone di cuoio in faccia io. A me si scoppia la testa. Non è vero che ho scoppiato un pallone di cuoio? Lui faceva il portiere, se ti fai in mente ti importa? Gli ho tirato una pallonata e scoppiato i palloni. Non è vero, tu come anche lei. E guai che me la toccava. Ma anche i guardie, pure i guardie, una sera è arrivata una guardia, no? Ci fa col poproncino così a lei, non naso. Ci dice, guardia, vieni qua un attimo. Vedi quella lì? Come ti permette un'altra volta di levare la testa, che ti ha la divisa senza divisa? Tanto non avevamo un cazzo da perdere. Sì, o non è vero? No, quello è vero, infatti eravamo talmente attaccati, affezionati, che l'uno all'altro, che c'eravamo isolati proprio da tutta la... Tutto il resto della banda. Da tutta la sezione proprio. E me tenevano, erano i 30 a passeggio, nessuno si permetteva di dirmi una parola così. Nessuno. Perché ci facevo un mazzo così, ci facevo. A tutti quanti, i detenuti. Io e lei siamo due dominatrici. Due. Lei domina a me e io domino a lei, però è lei quella che comanda, non io. Però appena alzavo io, tutto a posto, chiuso il discorso. Ma non perché la voglio dominare, perché ci capiamo della vita oramai. Noi siamo vecchiarelli oramai. Com'è la canzone dei vecchiarelli? Da 2 anni, ma diventa una cosa sola. E no, all'inizio com'è? Me amore, adesso non è il caso di farmi cantare. No, tu dimmi il titolo, la canto io. Comunque non domina né uno né nessuno domina l'altro, soltanto che ci... Tutte e due ci conosciamo. Avemma diventata una cosa sola. Ci avemma consola, vecchi contenti.
pregando grazie a Dio sta realtà vicino a te senza parlare. Il nostro viaggio termina qui, tra i fuochi della notte e quarto dei mille. Lasciamo i naufraghi al riparo di queste caverne. Il passato è uscito di spalle. Restano solo tracce di memoria e forme che si dissolvono. Piccole grandi storie. Questo è stato. Misura della notte, del giorno, del tempo, dell'amore, dell'ombra, della luce. Questo è stato. Una volta. In una città. Tu della porta al dì,